Buongiorno e benvenuti al Cremona Circuit, circuito che apre in assoluto la sua attività con questo secondo round della BDB e del Moto Estate. Francesco, noi siamo presenti, quindi diamo un po' il battesimo del fuoco a questo nuovo tracciato. Assolutamente, eccoci qua, ciao Raffaele, ciao a tutti, bellissimo tracciato, tra poco vedremo la griglia di partenza, quindi la presentazione, ma è stato un weekend, sembra un weekend proprio molto all'insegna del divertimento. Assolutamente, è un bellissimo tracciato. Tanta gente che continua ad apprezzare questo nuovo circuito, il tempo veramente ci sta graziando, anzi direi che fa anche abbastanza caldo, quindi vedremo un po' cosa succede. I primi ad aprire le danze, la prima gara che andremo a vedere è quella appunto della BDB leggera, che correrà come ormai di consueto per quanto riguarda appunto l'appuntamento col MES con i Supermono, quindi tra brevissimo griglia di partenza per quanto riguarda la BDB leggera e Supermono. Griglia di partenza per quanto riguarda la leggera che corre appunto insieme ai Supermono del Trofeo MES, la pole position al francese Yves Bienpierre per il Vase Racing Team, una Patton per lui, 1.39.647 il suo crono, accanto a lui in prima fila Matteo Morri, Supermono numero 14 e quindi compagno di scuderia per quanto riguarda il Vase Racing Team, Andrea Maiola, numero 769, 1.41.976 per lo spezzino, quindi seconda fila, l'apre ancora un Supermono, Andrea Raimondi il 78, a seguire Scagnetti col 35 e Mattei col 13, terza fila, Casalboni, ancora un Supermono il 114, quindi Ameli col 24 e col 25 chiude la terza fila, Daniel Bianchi, per lui un crono di 1.43.776 che gli avvalso appunto la nona posizione assoluta. In decima piazza troviamo invece Manuel Margherita, numero 123, quindi Josephine Bruno, numero 188, Alessio Guarnieri, e in quinta la apre un'altra leggera, invece quella di Rossano Gualandi al numero 8, Francesco, questa splendida Piero Bono F042, sì. Per lui 1.49.768, chiude Lucas Frey, numero 88, ancora un Supermono per quanto riguarda la griglia di partenza appunto leggera e Supermono qui a Cremona per il secondo round della stagione. Siamo qui con Pierre Yves Bian, che corre nel Tourist Trophy e anche nella 24 ore di Le Mans, fa dei test, fa tutte cose. Ci siamo preparati due domandine in inglese per sapere se si è divertito oggi e che cosa si aspetta da domani. Did you have fun today? Yeah, I like Cremona track, it's a fast track, and I'm happy. We do a good job with the team, and I love the bike now. I prefer this bike to Varano because we have work on the suspension and different parts, and I'm very happy. We prepare the race for tomorrow to have a good rhythm, and now enjoy. And what are you waiting for tomorrow? For position or to win? Ah, you want to win. Molto semplice, di poche parole, no, poche parole in verità no, perché parla. Grazie, thank you very much. Grazie. And gas. Andrea Maiola, compagno di squadra di Pierre, sempre qui con noi. Che ci vuoi raccontare? Quello che ti viene in mente e che ti va di più? Beh dai, è stato un giorno particolare, nel senso che abbiamo fatto tanto lavoro a livello di sospensioni, abbiamo sistemato tante cose, i tempi sono usciti buoni e purtroppo al primo turno di qualifica sono incappato in una scivolata veramente stupida che ancora non mi so spiegare. Pare si dica gomma fredda dal lato destro. Potrebbe essere una combinazione gomma fredda e polvere in pista, perché è abbastanza sporca, quindi in inserimento di curva mi è partito il posteriore, mi sono appoggiato e sono finito in sabbia. Vabbè. Però non è successo niente, tutto a posto, la moto sta perfetta. Sì, nulla di grave, sono ripartito subito, mi sono fermato solo per vedere che era più o meno tutto ok, abbiamo fatto comunque un buon terzo posto,
Abbiamo alzato ovviamente un po' il tempo perché la fiducia è venuta un pelino a mancare, però adesso insomma il lavoro è stato rifatto, la moto è in piedi e siamo prontissimi. Vediamo. Ok, che aspettativa infatti appunto hai? Che cosa ti piacerebbe? Ma il gradino più alto non sarebbe male, dai. Ci proviamo. No, devi combattere con... Ma volentieri, dai, ci siamo abituati. Io lui a scaricare. Bellissima bagarre tra compagni di squadra e noi aspettiamo di vedere sta gara. Yes, ora c'hai la qualifica 2. Ora qualifica 2. Geyer Gas, Maio. Vittorio Salerio, eccoci qua a Cremona. Abbiamo appena intervistato i tuoi due piloti. Io al posto tuo sarei comunque soddisfatto. Beh, sicuramente possiamo solo essere soddisfatti. Abbiamo fatto un upgrade sulle moto a livello di ciclistica, sapevamo che andava fatto perché appunto noi venendo dalle road race avevamo un setting molto diverso, le abbiamo adattate, il cronometro ci ha dato dei buoni riscontri perché insomma girare in 39,6 con una lightweight è un bel andare, quindi siamo sicuramente contenti, fiduciosi per domani. Spero che abbiamo risolto i problemi elettrici che ci avevano dato noie sulla gara di Varano, credo di sì perché abbiamo lavorato tanto anche su quello e aspettiamo domani insomma. Bene, e noi siamo contentissimi di avervi qua perché è sempre, come dico, un onore avere due moto di questo pregio. Beh, noi in questo campionato ci veniamo sempre volentieri perché comunque ci fate sentire a casa. E questo non è un fattore, non è un fattore da sottovalutare, eh? Sì, 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 poi... diciamo team italiano che finalmente riesce a lavorare anche in Italia diventa tutto più facile, certo, più comodo, ma non solo gli spostamenti, anche il seguito del pubblico, certo, delle famiglie, qui l'impegno temporale è giusto nei tre giorni della gara, invece là solo di viaggio, tre settimane, esatto. Quindi, insomma, finalmente ce l'abbiamo facile anche noi. Grandissimi, grandissimo gas, grandissima bagarre. Non vediamo l'ora appunto di vedere questa gara. Grazie, Vittorio. Grazie a voi. Siamo nei box con Daniel Bianchi. A lui due domande molto semplici. Se ti piace il circuito e le condizioni della moto. Il circuito è molto bello. Da quando l'hanno cambiato sono molte belle curve. Soprattutto l'asfalto tiene molto. E la moto va benissimo, è perfetta in tutto e quindi daremo il massimo in gara. Allora gli elementi per stare davanti ci sono tutti? Sì, sì, cercherò di dare il massimo. Grande, ci vediamo al parco chiuso, grazie. Ciao. Grazie. Daniel Bianchi, hai avuto qualche problemino, come pensi di recuperare? Vediamo di recuperare in gara, facendo una buona partenza. E nel corso della gara cercheremo di recuperare bene. E ci siamo, piloti schierati, e quindi a brevissimo la partenza. Tutto pronto per questo secondo round leggera in compagnia della Supermono qui al Cremona Circuit. Tempo splendido, fa sì, molto caldissimo. Caldo. Ed è veramente... Ecco la safety car che è arrivata. Il momento, ci siamo... Vediamo un dovrebbe po'. Sfilare a breve, adesso in questo momento sfilano da dietro e quindi è il momento del spengersi del semaforo, ci siamo quasi, abbiamo anticipato un po', vabbè, ma siamo veramente elettrizzati, via, partiti in questo momento, quindi semaforo che si è spento, partono i nostri, parte subito benissimo il francese, Yves, parte subito molto molto sì, forte, non è da meno anche Maiola alle sue spalle, ecco il quadrato, infatti. E infatti è proprio il numero 769 lo spezzino che si mette alle spalle del suo rivale, dietro vediamo la sfilza di Supermono e c'è una uscita, però tutto bene, rientra sì, in pista, rientra in pista, ha fatto un bel lungone fuori. Il Supermono lì, quella prima staccata non è proprio semplicissima, ecco sì, qua. E poi è il momento veramente quello massimo, no? Di tensione al sì, via. Per cui... Vediamo Andrea come sta incollato al suo compagno di squadra. Sono forti i due, Già Brano avevamo visto una gran gara da parte di Yves, e poi il gioco dei doppiati l'aveva un po' relegato in una posizione indietro, terzo se non ricordo male, assoluto, ma comunque primo. Eccoli qua. Delle bellissimo, leggere. Anche il Supermono lì in agguato. Va forte, va forte, dovrebbe trattarsi di Morri. Sì, Morri. Del 14 Morri, fatto sta che sta lì dietro. Rossano sta cominciando a prendere un po' più sì, di confidenza. Questa è una pista nuova, nuova ovviamente pista, per tutti, però loro i ragazzi qui con le Paton nella leggera vanno fortissimo. E
questo è il rettilineo lunghissimo. Sembrano rettilineo. Proprio avere un marcio, una marcia. Guarda, guardate più, quanto è lungo il rettilineo, guarda, sì. Una cosa infine, 900 metri di puro godimento, squagli proprio qualsiasi tipo di aperto. Moto, staccata, mazza, l'ho staccato ai 150, bellissimo. Beh, Ive veramente ha una guida, bellissima guida, Andrea, e sfrutta però, al massimo. Ragazzi, Andrea, anche Andrea sta andando veramente forte. Attenzione, sì. Perché qui è un punto molto complicato, comunque il supermono è lì, Morri è lì. C'erano dei punti, ti dirò, che da sopra si riusciva a vedere, si può far caso di come primo chi giro completato sta più a suo agio, appunto sono i piloti che ci hanno corso di più, fanno delle traiettorie che possono sembrare completamente diverse da quelle degli altri. Supermono soprattutto, no? Fanno delle traiettorie completamente diverse. E qui al momento abbiamo appunto Morri che tallona Maiola, quindi Scagnetti e attenzione Mattei. Perché Morri su, eccolo, è attacco, con un'altra traiettoria, sì. Vediamo se risponde, no. È rimasto indietro, ecco l'altra traiettoria e sicuramente gli è passato. Ripassa, sì, esatto, quindi cominciano le schermaglie tra appunto Maiola e Morri per quanto riguarda la seconda posizione assoluta. Ne approfitta Eve, esatto, ne approfitta Eve, va assolutamente lontano, vediamo sempre più la sagoma del 199 che si allontana in questo momento. E cavolino Morri. Continua il duello, siamo veramente ai primi giri, ma qui... Sì. Comunque sono dietro, sono anche, ha visto, ancora molto molto vicini. Bel trenino anche dietro, Scagnetti. Sì. Beh, d'altronde Scagnetti già ha dimostrato di essere assolutamente pilota da tenere d'occhio, anche Mattei, così come Raimondi, quindi piloti che nel Supermono hanno detto la loro già a Varano e anche nelle passate stagioni. Continua la caccia nel frattempo. Di nuovo il secondo rettilineone infinito. Guardate che rettilineo pazzesco, proprio... Una tanta cosa. Tanta roba tanta per quanto roba, riguarda la possibilità di spingere al massimo. Se è praticamente 100 metri più corto di quello del Mugello, quindi fate voi, insomma, siamo più o meno lì. Bella emozione, soprattutto per questa parte tecnica che sì, segue. La parte finale è molto, non è facilissima, devo dire, Però è molto bella perché è proprio uno stop and go praticamente la parte finale. Arrivi praticamente carichissimo e anche qui dopo la prima si entra fortissimo, da quando mi hanno detto è stato modificato il tracciato, entrano fortissimo e qui c'è la staccata, questa curva qua è un po' insidiosa, che è la 2, la curva 2 è un po'... Guarda anche questa che segue, ti dirò. Sì, la 3 e la 4, c'è uno scolino. Questa è molto particolare. 3 e 4 sono molto molto particolari, i piloti che appunto girano da più tempo la affrontano in modo completamente diverso da quello che era, diciamo, di coloro che la conoscono meglio. Che fa strada con la sua guida splendida, vogliamo ricordare, comunque un pilota anche molto di esperienza lui, assolutamente impegnato nella 24 ore di Le Mans, anche insomma, in altri progetti, insomma è uno, possiamo dire che non è proprio di primo pelo il francese, no, assolutamente no, e lo sta dimostrando, l'ha già dimostrato a Varano e qui Martella, sta veramente Martella, dando Martella. Del filo da torcere, sì. Sì, perché girano in tempi comunque molto molto buoni per essere anche la prima volta, no, su che girano assolutamente girano sotto il 40, no, girano tra l'altro 40. In prova è stato l'unico ad essere sceso sotto il muro dell'1.40, Ivo 1.39.647 ha realizzato in prova di qualifica, in questo momento sta girando sul passo dell'1.40 e spicci, d'altronde la temperatura si è alzata tantissimo, credo che sì, poi in gara esatto, magari c'è un piccolo gap, no, tra la qualifica, ma guardate che rettilineo pazzesco, quella era l'inquadratura di Bianchi che c'erano, hai visto qualche supermoto, altri Bianchi in lontananza, Bianchi che al momento occupa la nona piazza del supermono, vediamo un bel trenino, guarda che bel trenino di supermono che sono rimasti tutti dietro a Maiola, molto attaccati anche, Morri è proprio attaccatissimo, infatti molto insidioso, Morri se lo sta studiando, evidentemente guardate, sta cercando quasi, il punto migliore, sì, ha allargato tantissimo, ha allargato una traiettoria completamente diversa, infatti ecco Bianchi, appunto dicevo un po' più dietro, però anche lui la guida chiaramente da supermono completamente diversa rispetto alla bicilindrica che cerca, avendo un po' più motore, e poi insomma questi supermono non vanno viaggiano, proprio piano, viaggiano esatto, forte, perché... grandi potenze e soprattutto grande erogazione, vediamo sicuramente non velocità di punta, qualche cosa perdono sul rettilineo ma guadagnano tantissimo nell'ambito partenza di del Pierre tecnico. Con proprio a fionda, si butta dentro proprio a fionda forte, sì, senza molto, staccare molto proprio boom, dentro così, ovviamente tanto la partenza da fermo che stacchi lì, che siamo ormai verso Maiola, infatti vedi ha perso un
proprio un filetto proprio in partenza, Andrea. Sì, beh, diciamo partiva quel paio di metri dietro, ma anche lui è stato molto molto efficace al via e soprattutto è stato in grado appunto di mettersi dietro Morri e Bianchi. Ecco Bianchi, partenza dalla terza fila, ricordiamolo, per il Supermono numero 9. Un po', però non è anche malissimo, attenzione qui. Qui sono rimasti tutti un po' intruppati. Vediamo se si vede il fuori pista di chi è. Ah, bellissime inquadrature, 24. Super slow-mo. Eccolo, è Ameli che partiva da terza fila, vedete, fuori vista in slow motion, bellissimi tutti, tutta la calca dei Supermono, bellissimi, bravissimi tutti comunque. Qui abbiamo Supermono Open e 2,50, sì, ricordiamo appunto due categorie, esatto, ecco, Volandi. Fa piacere appunto che la categoria stia avendo nuovi lustri nell'ambito del MES, assolutamente, bellissimo. Numeri in crescendo rispetto all'anno categoria, passato. Una categoria, noi lo diciamo sempre, la Supermono è comunque splendida. Sì, categoria molto difficile, in Italia ha una grande tradizione, purtroppo però non si sa perché a un certo punto c'è stato quasi, hanno staccato la spina, no? Per cui andavano all'estero e quant'altro, adesso sta riprendendo grazie all'impegno del Motocard Ducale, sì. di Filippo Del Monte, quindi ci fa piacere che siano compagni di viaggio dei nostri della Leggera, ma attenzione perché c'è Morri, c'è Morri, guarda che fa elastico, Andrea. Fa elastico, tenta l'attacco, guarda, è stato bravo, molto bravo è stato, ora sì. Però chiaramente Andrea sfoggia il suo replica, ancora replica, una differenza di cavalleria comunque, sì. Sicuro c'è, il rettilineo è lungo e chiaramente però recupera qualche però cosina, vediamo quanto Morri adesso la staccata qua a rampinetto gli rimane esatto, davanti, dietro, sì. Vediamo, no lui adesso è rimane, passato, sì, scusami, esatto, intendevo... vediamo intanto Pierre è là, vedi che è là, sì. E là con altri due appiccicati, anche loro, sì. Cagnetti Raimondi, no? I due appunto terribili, anche nell'occasione di Varano, sono, sì. Un po' e il capofila della sezione per quanto riguarda i Supermono. Morri perde qualche cosa. Più stretto, sì. Il Supermono anche qua, la prima, fa impressione. Molto più... Una percorrenza molto più stretta, appunto una corda molto molto più corta rispetto a quella invece che affrontano i rivali della, sì. Leggera, sia Maiolo appunto che il nostro Hiv. Vediamo qua come procede, ma qua bisogna stare attenti perché lui entra, sì. Hai visto prima come gli è entrato più stretto, qui c'è stato uno scambio di un incrocio di traiettoria, no? Beh, credo che sfrutti anche una maggior parte appunto le erogazioni diverse, ma anche, sì. Una maggior conoscenza del circuito. Nel frattempo ancora fuga, siamo oltre la prima metà della gara, ancora in fuga, e credo che proprio l'alfiere del Vast Racing Team ormai non lo prende più nessuno, sicuramente, eh. Andrea, qui questi doppi sorpassi che ci sono stati, eccolo, hai visto come passato, si è infilato? È passato, si è infilato, intanto a bagarre dietro tra anche Raimondi, tra Scagnetti e Raimondi, dovrebbe essere, sì. Passato Raimondi nei confronti di Scagnetti, è passato appunto Morri anche invece Morri. Nei confronti del nostro Maiola, si è infilato, purtroppo poi l'inquadratura ci è andata via. Ok, sempre Iv, rettilineo, ragazzi. Qui c'è il deserto davanti a Iv. Proprio è lunghissimo, una cosa pazzesco. Stacca ai 100, ha staccato prima dei 100, ha staccato poco dopo i 150, avrà staccato 100, 130 metri, non lo so, ho visto proprio. Comunque guarda, è un orologio, il francese, sì, è un orologio, sì, perché praticamente è su tutti, sì, i giri. Sì. Vabbè, professionista, fatti ragazzi, fino adesso, vedete? Passo di 1,40. Sì. C'è un'oscillazione, ecco qua, di millesimi. Guarda, attenzione, perché Morri ha dato qualche metro, allungato leggermente, sì. Ad Andrea, vediamo se gran gara da parte di Andrea, non vorrei, sì. Appunto forse magari vedo un po' che la Patton scivola leggermente, forse qualche cosina anche in termini di copertura degli pneumatici, sì, però le consumano molto bene le gomme, queste moto qua, quindi cioè molto omogenea, no? C'hanno questa erogazione molto bella, molto, ecco ancora Andrea, vedi, ho visto, c'è un altro attacco dovrebbe, sì. Trattarsi di Raimondi. Sì. Quindi attenzione, perché dopo il passaggio di Morri ora Andrea subisce. Guarda che linea completamente diversa, sì. Guarda che fa veramente strettissima, impressione. Strettissima. Eh sì, ma guarda che... Pensa quanto riescono appunto a tenere aperte. Sì. È efficace, guarda come staglia completamente diversa le curve. Sì, Andrea ci ha avuto questo doppio... Io, guarda, ti dirò che a mio avviso vediamo qualche se riesce cosina a rifarsi, sta... Perché... che non sia al 100%, ecco, perché fino vediamo, adesso potrebbe anche avere un problema tecnico. Attenzione che c'ha Scagnetti anche dietro, vediamo che Scagnetti è appiccicato
Guarda, anche in termini di. Attenzione, guarda, ecco, sì. Guarda, rettilineo l'ha ripreso, chiaramente sverniciata di motore, ovvio. Cioè, ovvio, poi non così ovvio, perché prima con Morri è stato molto bravo. Sì. Comunque. C'è da dire che comunque per quanto riguarda i crono realizzati da Maiola, rispetto ai primi tre ha un po' perso corda negli altri, il quarto, quinto e sesto ha un po' perso qualche cosina. Hanno fatto un po' di... Sì, tu dici un po' in virtù anche del contatto con Morri, di questo duello, sì, con Morri, fatto sta che ha perso qualche cosina, sta recuperando adesso al settimo passaggio, si è riportato invece nuovamente sul passo del 1.41, quindi attenzione, perché Maiola evidentemente suona la riscossa, no? Dopo l'attacco di Morri, dopo anche quello di Raimondi, a questo punto non ci sta, giustamente, ecco qua un'inquadruta da Bianchi che è rimasto in un gruppettino inseguitore, ha ripreso, esatto, qualche cosina rispetto ai rivali che lo precedevano, sì, perché erano questi qua che vediamo davanti, si è molto avvicinato, sì, Casalboni è più vicino rispetto a prima, decisamente più vicino rispetto a prima Casalboni, sì, quindi anche lui rimonta. Per quanto riguarda i tempi che sta facendo registrare appunto Bianchi, anche per lui un finale in crescendo, attenzione, perché dopo l'1.43.7, 1.43.8 dei giri precedenti, in questo momento sta girando sull'1.43.6. Ma infatti l'ha ripreso, adesso sì, eccolo lì. Probabilmente c'è l'attacco, perché comunque devo dire 10 giri su questa pista qua, insomma, si sentono. Beh, una bella distanza, comunque, appunto, sì. Cominciamo ad avere un circuito di 3 km e 7, insomma, voglio dire, cominciamo, è vero, a avere distanze, è vero, importanti. Che con questo rettilineo ti riposi anche, il rettilineo lungo ti permette appunto un attimo di respirare, sì, diciamo. Indubbiamente sì, eccolo qua, appunto lo affrontano adesso, guardate quanto è lungo, se rimane appunto l'onboard vi rendete conto di quanti secondi, no, andata via l'inquadratura, però torna sono sul tanti primo, secondi ancora. Tanti secondi di rettilineo, questi 900 metri che dicevamo prima, bellissimi. Nel frattempo ormai Morri ha consolidato la seconda posizione assoluta prima dei Supermono, ottima comunque la terza di Andrea Maiola che rimane secondo, quindi ci prepariamo a quello che è sfuggito a Varano, no? Varano ha avuto un problema tecnico. Il doppio, sì, no, ma il fatto di avere appunto l'Amplen per quanto riguarda il Vase Racing Team, primo e secondo posto, e purtroppo solo una noia tecnica ha impedito al team manager appunto di portare a casa il doppio risultato, sì. Quest'oggi insomma ci siamo, manca pochissimo, ormai pochi chilometri ancora per noi, con Yves Bian decisamente in volo verso la vittoria, questa patola sta facendo veramente girare forte. Assolutamente, vedo qualcuno... Doppiaggio in vista, però stavolta dovrebbe poterli amministrare, sicuramente non ci saranno i problemi di Varano quando c'era veramente bagarre con i Supermono per quanto riguarda la... assoluta, qui in questo caso è una guida splendida, proprio fa andare la moto esattamente dove vuole lui, proprio gran pilota, esatto, sì. Andrea per carità non è da meno e cerca sicuramente di carpirne possibile tutti i segreti, no? Il rapporto fra i due, quindi sicuramente una bell'aria si respira all'interno del team. Team è un signor team, lo diciamo sempre, siamo onorati di avere un team così di livello, di spessore umano e anche direi tecnico. Molto molto preparati, un team che funziona bene, fa il lavoro quello che va fatto, un team che lavora professionalmente, quindi lo diciamo sempre. Tanto slow motion proprio su Yves. Bellissimo. Gran moto, bellissima moto. Molto bella. Poco molto questi bella, fari. Molto bella la guida. Sì. Decisamente qualcosa di atipico. 199 APUA, il numero APUA mi fa morire. sì, che c'ha il richiamo sulla tuta anche. Bello, molto bene. Sì, un po' meno contenti i cronometristi, devo dire, perché appunto vedono strano sto numero. Sì, insomma, qualche cosina. Guarda che bello slomo col cambio di direzione, veramente bellissimo, un super, ecco Andrea. Maiola, e qui siamo nella fase precedente quando Maiola precedeva ancora Morri, poi ne ha subito Morri, il guarda sorpasso. Quanto è attaccato, proprio guarda che gli sta sulla ruota posteriore, guarda, fa impressione, anche perché guarda. Guarda quanto guadagna lo affianca, in percorrenza. Infatti ora c'è il cambio di direzione, entra, vediamo se passa qua, che non mi ricordo, è passato. Mamma mia, quanto ragazzi. Guadagna in percorrenza, sembra fermo. Sta frenando. Sì, perché... ma nella parte precedente quanto appunto... qui Andrea gli ha un po' chiuso, fuori traiettoria, bellissimi questi super slomo. Ecco qua, ci siamo, ritorniamo Ci siamo, ormai siamo veramente all'epilogo. Sì.
siamo al penultimo giro. E qui ultimo giro? Primi tre, sì, dovrebbero essere proprio all'epilogo. Ormai abbiamo comunque la situazione consolidata per quanto riguarda i primi tre assoluti, cioè ancora Irve in fuga, Morri alla seconda posizione. E qui c'è Bagarre dietro. Bianchi è vicino. È arrivato, come dicevamo, ecco qua Bagarre estrema del gruppettone che hanno dato spettacolo. Sì. Perché comunque. Bene. Margherito, Casalboni e Bianchi li vediamo, sono molto molto vicini. Bianchi li sta inquadrando. Attenzione perché sono molto vicini. Come e quindi entrano. Ultime curve, quindi può succedere di tutto. Può veramente esserci. Entrate come se non ci fosse un domani. Sì. Esatto, l'ultimo giro, capirai, in bagarre con i supermono, lo sai come ti entrano, sì, ti montano sopra, come si vuol dire. Guarda qua Bianchi come si è avvicinato ancora, Sì, suonato un po' la riscossa nelle ultime, tornate. Comunque Bianchi, la gara è fatta dalle varie fasi, no? Lo diciamo sempre. C'è la fase iniziale, che magari c'è chi è un po'. Vediamo. Ecco, attacca? Che dice attacca? Ho visto anche lì davanti una bagarre. Staccatona per Bianchi, si affianca all'interno. Forse è passato. Quasi un contatto. Sì. Urca, dovrebbe essere Casalboni questo che lo precede in questo momento. C'è stato quasi l'aggancio. Guarda che roba, oh, ma guarda che sì. fanno paura perché a parte queste curve qui gas pieno proprio. Non c'è respiro praticamente. No, è davanti, è davanti. Dovrebbe essere appunto Margherito. Ecco, lo passano, scie, doppie scie, triple scie. Guarda, non è scia, doppio sorpasso. Mamma mia, guarda, che pazzesco, guarda. No, pazzesco, bellissimo. Stanno dando un grandissimo stacco. Mattei, dovrebbe essere Mattei. Quello che ha fatto il sorpasso. E Margherito, ultimo giro, è iniziato l'ultimo giro con Pierre là davanti. Vediamo come arrivano il gruppetto loro, che non è che stanno tanto dietro. Assolutamente, sono rimasti molto molto vicini, perché adesso i distacchi sono decisamente ridotti. Sì, comunque il rettilineo lunghissimo, una cosa pazzesca. Attenzione, fase di doppiaggio. Dicevo comunque, la gara, ritornando al discorso di prima, è fatta di vari momenti. Chi è intelligente non parte a cannolo subito. E che cosa fa? Amministra all'inizio per poi, dice poi, se chiaramente sei allenato, tenere botta. Comunque qui stanno dando spettacolo, l'ultimo giro, godiamocelo perché... E anche l'attacco ancora mamma mia, si chiude, sfiora. Chiude ancora Casalboni, quindi lì davanti Mattei e Margherito. La cardiopalma. Assolutamente. Quadratura a Swift. Tra l'altro dovrebbe esserci al passaggio precedente Margherita, ha avuto ragione di Casalboni e Mattei, quindi Morri, attenzione perché qualche cosina è successo. Siamo tornati su Iv. Nel gruppetto che vede Bianchi, precedere Bianchi, qualche cosa è accaduto. Bellissima quella bagarre, mamma mia, con i quattro supermono, l'ultimo uno sopra l'altro. Invece qui c'è la marcia trionfale di Pier Bian. Ha preso margine, si avvia sul rettilineone finale. Ha perso qualcosa qui Daniel. Sì. Qui il 25 ha perso qualche cosino. Che hanno se le sondate di Santa Ragione. Vediamo un po', Margherito dovrebbe aver colto la sesta posizione in questo momento, almeno questo al passaggio precedente, quindi Casalboni alle sue spalle, Mattei e Bianchi. Vediamo se sul rettilineo cambia la situazione di Bianchi, con i tre davanti, scie subito e torniamo però su Iv. La bandiera a scacchi per il francese, meritatissima, grandissima gara per lui, primo assoluto e primo della categoria BDB leggere. Segue alle sue spalle un grande Morri, non è stato facile aver ragione di quello che chiude in terza posizione, compagno di scuderia appunto di Bianchi, e parliamo di Andrea Maiola, lo spezzino porta a casa la terza piazza assoluta, ma la seconda per quanto riguarda il discorso BDB leggere. Passaggio invece per i nostri terribili della Supermono. Ha visto, si sono fatti i complimenti, bello. Bel fair play, bellissima gara, veramente bella. Questa gara, io questa griglia di partenza con le leggere e i supermono a me piace tantissimo. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, intanto dovremmo avere a breve anche il passaggio del nostro Gualandi. Lì che è successo? Un problema tecnico forse. Ma io tecnico, vediamo il supermono che si avvicina in modo la mette laterale. Molto lento. Veramente bella, un livello anche alto, cioè lo diciamo, molto alto il livello, belle moto, bei mezzi, anche certi molto
molto artigianali, no? Come diciamo, però molto performanti anche. Beh, diciamo che la categoria che maggiormente si avvicina allo spirito della BDB, perché sono dei prototipi, molto simili, è vero, è per vero. Cui c'è anche una vicinanza, come dire, di intenti e di mentalità. E dicevamo, a proposito di belle moto, comunque appunto Rossano Gualandi, la sua Piero Buono F042, un weekend non facilissimo per il bolognese, però chiude comunque in terza posizione, quindi podio per il bolognese, e a questo punto vedremo un po' cosa combinerà alla gara che seguirà a Varano. Quindi grazie a tutti e quindi a risentirci a breve per quanto riguarda l'altra griglia della BDB. Siamo con Pierre, grandissima gara. What about the race? Yes, I'm happy to have prepared the race yesterday. Yeah. In Q2, I have do a race simulation for be good in 40. Yeah. And I have do that today, so I'm very happy. Very hot condition, so after 4 laps I slide little bit, yeah. So I don't push and take my rhythm. Grazie a AVAS engine, Vittorio, all my team, Patton, Lorenzo. I'm very happy to ride with this team, funny familial team, it's perfect for me. Okay. Spero abbiate capito tutto, grandissima gara. Thank you very much. Siamo con Andrea Maiola, fortunatamente con lui riusciamo a parlare in italiano. Grandissima gara anche per te, vero Andrea? Sì, è stata una bella gara. Inizialmente pensavo di poter stare col mio compagno di squadra e ne avevamo, ho detto poi ci giochiamo tutto all'ultimo, ma dal quarto giro e mezzo ha iniziato a scivolarmi tanto il posteriore in uscita e ho dovuto tirare i remi in barca, perché probabilmente ho dato troppo all'inizio per tenere dietro i ragazzi da Supermone, ho bruciato un po' la gomma, ma va benissimo così, contentissimo. Poi ho preso il ritmo e niente, un bel terzo posto, bellissimo. Grande prestazione, complimenti. Grazie. Alla prossima. Grazie a te. Ciao. Ancora complimenti a tutti, e per noi, per ringraziarvi per essere stati con noi, ricordiamo il prossimo appuntamento a Varano, metà giugno, quindi mi raccomando.